prefettura, comune di Arezzo e forze dell'ordine assieme contro il fenomeno delle truffe agli anziani. Si è svolto ad Arezzo il primo incontro aperto alla cittadinanza di sensibilizzazione sul tema per la prevenzione di un fenomeno che interessa anche il territorio aretino. Il fenomeno c'è e è per questo che noi riteniamo che anche un modo di avvicinare le istituzioni agli anziani e far prendere consapevolezza del fatto che comunque le istituzioni ci sono e che in qualsiasi momento, in un momento di dubbio, si può sempre chiamare il 112, il 113, il 117, quindi anche avvicinarli, anche alle persone che vivono da sole, che magari sono meno avvezze a girare o guardare la televisione, siamo noi che andiamo da loro, ecco, per facilitare questo incontro. Nella nostra provincia fortunatamente si è evidenziato un incremento di questo odioso reato nelle ultime settimane. Per lungo tempo era rimasta una provincia non attenzionata dai cosiddetti professionisti di questo tipo di truffa. Diciamo è un reato odioso perché colpisce nell'intimo la persona che si sente indifesa e spesso prova vergogna nell'avvertire anche un parente, prova ancora di più vergogna nell'avvertire le forze di polizia. Con questa iniziativa cerchiamo proprio di dare fiducia a queste persone più deboli per evitare che possano essere vittime due volte, nel momento in cui c'è il reato e anche nel periodo successivo. Non fidatevi, è un po' questo il messaggio che lanciate questa mattina? Assolutamente sì, massima attenzione, bisogna verificare e controllare tutto. Il truffatore per sua proprio funzione criminale è molto seducente, riesce a capire la psicologia altrui, quindi diffidare sempre, laddove c'è un dubbio, c'è una nota stonata, chiamare immediatamente le forze dell'ordine, il 113, la polizia, i carabinieri o rivolgersi direttamente a un familiare. È la parola magica. Spesso quando il truffatore vede che l'anziano si appoggia a qualcun altro, desiste dall'intento e cambia l'obiettivo.